Vittorio Gregotti, il grande architetto, compie oggi 90 anni e noi gli vogliamo, come dire, tributare un omaggio, perché 90 anni sono in un certo senso un po' uno snodo anche della vita. Gregotti è un nome celebre. Forse nel nostro paese avrebbe meritato ancora di più dei riconoscimenti che ha avuto. Un bellissimo profilo di Gregotti è stato tracciato sul Corriere della Sera, esattamente l'altro giorno, da Stefano Bucci. Un articolo fatto da un amico probabilmente, fatto da un competente, ricco di notizie che ci dà la stura, il via per una intervista che vuole essere l'omaggio di una piccola televisione ad quello che si chiama oggi, secondo me con un brutto termine, archistar. Ecco, noi dovremmo avere proprio l'autore di questo bellissimo articolo in linea, Stefano Pronto? Bucci. Stefano Bucci. Ecco, è in linea? Eccomi, sono in linea, sono qua. Perfetto. Allora, che cosa ha rappresentato Gregotti per l'architettura italiana? Allora, innanzitutto buongiorno a chi mi sta ascoltando e grazie di questa opportunità di poter Un invito parlare. che onora la nostra trasmissione. Vada avanti. Allora, niente, Gregotti ha rappresentato tante cose, continua a rappresentarle. Innanzitutto credo la cosa più affascinante di Gregotti è il fatto che la sua sia una grande passione per l'architettura, una serie di grandi progetti che vanno da questa città in Cina che sta terminando, ma passano per numerosi progetti anche a Milano, una serie di segni molto importanti che Gregotti ha lasciato come architetto, ma diciamo che la cosa che forse merita più attenzione è la sua statura di docente, di saggista, diciamo il lato più intellettuale, più teorico forse dell'architettura, perché Gregotti è stato un grandissimo docente, è stato un grandissimo saggista, ha scritto tantissimi libri, tanto che quest'anno dice non ne scriverò più, ne ho scritti fin troppi. Ma diciamo che la cosa, un altro elemento importante che dovrebbe far riflettere, credo, anche i giovani architetti è la completezza, perché in realtà Gregotti è un appassionato anche di musica, di cinema, di libri, legge tantissimo, diciamo, è un tipo di intellettuale che forse sta un po' sparendo, Senta, perché senta Bucci, il mi dica. suo articolo, che io ho detto estremamente documentato, mette in luce la poliedricità di questo intellettuale architetto, i suoi grandi interessi, dalla musica alla filosofia, insomma, tante, tante, tante cose. Però da quello che ho letto, traspare in un certo senso, come dire, una specie di delusione, perché lui dice l'architettura non interessa più nessuno, chiudo lo studio, calo la saracinesca, vorrei soltanto completare alcuni progetti che ha realizzato insieme con Cagnardi, che perché Con lei Cagnardi che. sappia è uno che ha lavorato qui nelle nostre terre. Ah, Cagnardi ad ecco. Avellino ha fatto il piano regolatore di Avellino, quindi è una figura un po' anche di casa nostra. Perché c'è questo senso
di distacco di Gregotti? Ma guardi, io adesso non faccio per, come si dice in questi casi, non faccio per vantarmi, ma nella mia carriera ho intervistato praticamente tutti i grandi architetti viventi, e alcuni di loro adesso non sono viventi più, da Niemeyer a Piano, a Frangheri. Diciamo, questo senso di non fine dell'architettura caratterizza un po' questi personaggi, che spesso, avendo lavorato tanto, avendo lavorato con grande qualità, avvertono una certa differenza rispetto al modo di essere architetti oggi. Quando Gregotti dice "io ti darò lo studio", come scrivo anche nel mio articolo, se probabilmente ci sarà un altro progetto non lo chiuderà più. Diciamo che è anche questo un po' un gioco che a volte l'architetto ama molto fare. Però la cosa che lei diceva è giustissima, cioè spesso manca un'idea di futuro, è come se con loro l'architettura un po' terminasse, almeno termina forse un certo modo di fare architettura, perché in questi grandi personaggi la mancanza forse che si avverte di più è di non avere quasi mai, se non mai, un continuatore, cioè una persona che prosegua sulla loro strada con i loro modi. Questo probabilmente è logico, perché loro sono loro e i grandi architetti nuovi saranno altri. Però diciamo, questo senso un po' di cesura caratterizza questi personaggi, per cui dicono "chiudo lo studio, non farò più niente", poi dopo 10 anni sono ancora lì che continuano a fare progetti, per cui un po' scaramanzia e un po' effettivamente la difficoltà di vedere continuato il proprio lavoro nel loro modo, perché poi ognuno è diverso. Senta Bucci, l'ultima domanda. Dal suo articolo si ricava, oltre che la, dicevamo, questa figura poliedrica di Gregotti, si ricavano tante informazioni. Lei dice che Gregotti ha conosciuto Roger, ha conosciuto Lorenzo Piano, Gaia Guenti, insomma un Gropius, insomma, architetti straordinari e via di seguito. Ma si legge anche, come dice, lei ricorda che Gregotti lavora in Cina, lavora dappertutto. Sì, sì, sì. Ecco, ma come dire, io vorrei mettere ai margini la vicenda dello Zen a Palermo, che è molto brutta, implica tante valutazioni, ma soprattutto politiche. Ecco, quello che mi ha colpito è questa, come dire, idea della città, della periferia della città. E Gregotti quasi, come dire, confessa un fallimento da parte dell'architettura di non aver saputo ammagliare periferia e città. È così? Diciamo che ha per sé una ragione, nel senso, questo problema delle periferie innanzitutto poi si avverte molto di più adesso in questi anni, perché c'è una maggiore consapevolezza, perché ci troviamo di fronte anche a realtà che nella periferia comunque trovano una loro dimensione non sempre positiva. Però diciamo che il problema delle periferie è un banco di prova importante per l'architettura e francamente ancora una soluzione non si è trovata, cioè ci sono tante possibilità, magari gli architetti come Aravegna, che aveva curato la Biennale di Architettura della scorsa edizione, anche lui lavorando col Sud America aveva per esempio deciso che gran parte dei progetti partivano da strutture preesistenti, quindi diciamo era un modo di affrontare una realtà della periferia molto difficile come quella delle città sudamericane recuperando. Diciamo che la cosa che Gregotti forse, come molti architetti, avverte è che c'è una necessità da parte dell'architetto di trovare nella ridefinizione delle periferie anche una sponda nel potere politico, perché come
parlando dello Zen, dove dice io non il progetto era un buon progetto, non ho trovato il modo di realizzarlo, ma il problema è stato che non ha avuto strutture, non ha avuto collegamenti acqua, idrici e tutto il resto, e quindi il progetto è fallito immediatamente. Quello diciamo che vorrei sottolineare è che questa dimensione di periferia, la cosa essenziale al di là delle figure che se ne occupano è che deve nascere da un lavoro comune, l'architetto, il progettista, ma anche le strutture, quindi i comuni, le regioni, lo Stato, perché altrimenti ogni progetto è destinato a fallire, cioè a finire in dimenticatoio. Chiudiamo qui la nostra conversazione, le auguro buone vacanze, la ringrazio. Grazie. Per aver accettato il nostro invito, facciamo gli auguri, ecco, da una piccola televisione ad un grande maestro che, come lei ha rivelato nell'articolo, festeggia a Londra insieme con la moglie e pochi amici le 90 candeline. Buon lavoro, Bucci, grazie. Grazie anche a lei, buon lavoro, a presto, arrivederci, grazie.